sono stati tutti assieme anche allora. Beh, comunque non sono andato. No, ma è piacere. Cioè, no, ma è, tanto io... in questo, in uno sport in cui si cambia molto, eccetera. Sì, no, beh, questa è la dimostrazione che in uno sport dove si cambia molto, però insomma, quando trovi giocatori che ti danno delle garanzie, alla fine non li cambi, non si cambia per il gusto di cambiare, si cambia per necessità o per situazione contingente. Però quando trovi, adesso tu hai parlato di quattro giocatori, a me sinceramente mi piace parlare di quattro uomini, perché se noi li prendiamo uno per uno hanno delle qualità morali, umane, professionali che addirittura superano le qualità tecniche, fisiche, atletiche che hanno. È un peccato perché purtroppo gli anni passano per tutti, oppure potrei dire fortunatamente non passano solo per me, e che questi giocatori qua l'anno prossimo non giochino più, perché Sean a quanto pare non giocherà più, ha torto, mi ha detto che non giocherà più neanche lui, e quindi è un peccato, Rimas si è riposato, paradossalmente grazie agli infortuni si è riposato più degli altri e quindi giocherà ancora. Però no, insomma, sinceramente, innanzitutto quando li si ritrova è sempre piacevole, perché sono sempre molto, molto carini nei miei confronti, e quindi diventa una sorta di revival e di rimpatriata. Però soprattutto la dimostrazione è appunto che poi alla fine si cambia, però se trovi persone giuste le tieni finché arrivano al decadimento, perché qui sono veramente alla consunzione per loro, per alcuni di loro. Ma sorpreso di più, ognuno obiettivamente negli anni che sono passati è migliorato. E quindi se c'è una costante, cioè io mi ricordo, non so, Buzzi, che non dico che era monocorde, però era un giocatore molto meno perimetrale, più da post-up, e adesso è diventato, col corso degli anni e della maturazione, è diventato un giocatore. Guarda, io mi ricordo quando Pesic prese Buzzi a Barcellona e mi chiese: ehi, sei da te? Non ho detto dove venire. Ah, vieni qua con me, dai. E quando pensi prendere il Buzzi a Barcellona, parlando così, dice: ma scusa, ma tu cosa c'è? Ma io cerco una guardia. Dico: guarda che lui forse più un 4 che una guardia. E però poi è diventato una guardia, cioè si è perfezionato. Se noi andiamo a vedere anche David, pensando all'anno che ha fatto con noi e quanto poi è cresciuto, è diventato un giocatore a due dimensioni, è diventato un giocatore da un impatto fisico come allora non era, ma lo stesso discorso vale per Rimas, che era un giocatore, per dire, un po' un cavallo pazzo, un po' briglie sciolte, però è diventato, chiaramente grazie alle squadre in cui ha giocato, è diventato un giocatore totale, che sa leggere i tempi della partita, sa difendere. È chiaro che, voglio dire, all'interno di tutto questo qua, se parliamo di Sean è uno scienziato, e quindi credo di non fare torto agli altri se dico che, voglio dire, Sean è un passo avanti a tutti, ma è un passo avanti a tutti in assoluto, quindi non è un problema che sia un passo avanti solamente sui compagni.